Ciao a tutti, mi sto recando al campo di volo e sto cercando di capire come si fa a regolare il GPS del drone da ricognizione, quello che avete visto e quello di cui lascio il link qui in descrizione, perché dopo un anno e mezzo che non lo uso non ho più trovato neanche le istruzioni, quindi devo capire come calibrarlo. Se ci riesco farò il video, vi farò vedere cosa vede lui e cosa vedo io dal basso. Ecco amici, siamo al campo di volo, vedete che c'è anche un discreto vento, se riesco a mettere a fuoco. Vedete la manichetta che è tutta tirata da una parte e persino gli alberi, anche questi, dimostrano che c'è moltissimo vento. Prima ho provato a calibrare il GPS, ce l'ho fatta e ho visto anche che è molto stabile. Notare la bellissima pianta che è dietro di me. Io non sto toccando nessun comando, anzi, per farvi vedere, metto il radiocomando per terra. Il radiocomando è per terra e lui vola da solo. Ciao! Ciao! Sono di ritorno dal campo. Quella funzione che avete visto che ho attivato con il radiocomando, con l'interruttore lungo, mi ha permesso di tenere fermo inchiodato il drone nel cielo. Questo grazie alla triangolazione col GPS e con l'altimetro barometrico. Tutto questo può permettere a un operatore di poter visualizzare quello che sta a terra. Come dicevo nel video precedente, è utile per la fotogrammetria aerea, cioè vedere quello che c'è a terra. Il video finisce qui. Se vi è piaciuto, mettete un mi piace qui sotto, condividetelo e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti, alla prossima!